Ciao Vez, è quel momento del mese in cui arrivano tutti gli appuntamenti standard e il primo di questi è la votazione per il GDL e per il GDV. Ti ho chiesto suggerimenti per ben due volte su Instagram e così mi sono composta un catalogo di potenziali candidati, secondo me veramente pregevole. Ho fatto molta fatica a scegliere i candidati per questo mese. Per quanto riguarda i libri, mi sono dedicata a cercare quelli che fossero facilmente disponibili, in particolare in Kindle, naturalmente, perché vista la situazione odierna, ecco, sono dell'idea che se è possibile sia opportuno tutti procurarsi il libro in modo digitale, senza causare delle consegne, ecco. Intanto le date. Dunque, i vincitori di questa votazione saranno sanciti, eletti, incoronati durante la live di mercoledì 1 aprile, che è quella in cui parleremo dei vincitori di marzo, che sono stati L'amico immaginario e Atonement. Faccio questa faccia che, voglio dire, l'avevo già visto Atonement, però è sempre un po' un trauma. Invece, quale che siano i vincitori di questa votazione, avranno la live il 1º maggio. Magari io faccio casino adesso mentre ti dico le cose, però nel box sto attenta e di solito le scrivo giuste. In più ci sono i gruppi Facebook che aiutano un po' come bacheche per raccogliere i messaggi di pubblica utilità, diciamo. Vabbè, allora, i candidati, che tra l'altro trovi qui, se il mio blabberare giustamente ti stufa, pigi sulla i, vengono giù le due tendine diverse, quelle del libro e quelle del film, e tu voti cliccando su quello che vuoi tra Jonas e il mondo nero. La storia è questa: Jonas ha 12 anni e una vita normale, almeno così sembra. In realtà nasconde un segreto. Vede cose che altri non vedono, presenze discrete all'inizio, poi sempre più inquietanti. Arrivano da un'altra dimensione e pare che stiano cercando proprio lui. Un giorno Jonas si trova un biglietto in tasca, un messaggio cifrato che sembra indicargli la strada da seguire. E a poco si rende conto che è tutto vero. Esiste un mondo sconosciuto, molto vicino a noi, e sta per trasformare la realtà in uno spaventoso universo senza luce. Il giorno degli incroci si avvicina e toccherà a Jonas fare la scelta più difficile. Un incredibile atto di coraggio per impedire che il mondo nero prenda il sopravvento. Chissà se poi lo leggo giusto, Jonas. Magari no. Secondo candidato, un incantevole aprile. In un club della Londra anni 20, non potrebbero essere più diversi questi candidati. In un club della Londra anni 20, due signore inglesi scoprono di essere accomunate da una vita amorosa insoddisfacente, molto diversa da quella che avevano sognato il giorno del matrimonio. Mrs. Wilkins, timida e repressa, è sposata con un avvocato ambizioso che, virgolette, lodava la parsimonia? Tranne quando si trattava del cibo che finiva nel suo piatto. Mrs. Arbuthnot, estremamente religiosa, è sposata a uno scrittore di biografie sulle amanti dei re. Per una donna come lei, una cosa davvero sconveniente. Insieme decidono di rispondere a un annuncio per l'affitto di un castello a San Salvatore, piccola cittadina della Liguria, per tutto il mese di aprile. A loro si uniscono Mrs. Fisher, un'anziana signora che incarna appieno la morale vittoriana nel portamento, nelle amicizie e nella rigida etichetta che esige sia rispettata, e Lady Caroline, giovane ereditiera di una bellezza sopraffina, in cerca di requie dalla vita mondana e dagli innumerevoli spasimanti. Le quattro donne, che si conoscono a malapena, si lasciano così alle spalle la grigia e piovosa Inghilterra per godersi un mese di vacanza in Italia, immergendosi nel calore della primavera italiana e nella bellezza placida del luogo, avvolte nei profumi dei glicini e dei narcisi che aiutano a mettersi a nudo, le signore imparano ad apprezzarsi mentre ognuna, a turno, sboccia e ringiovanisce, riscoprendo l'amore e l'amicizia, ritrovando la speranza. E poi, dunque, Matt Haig è stato consigliato in varie incarnazioni, cioè con vari titoli. E alla fine io ho battezzato questo perché forse è il mio preferito. A me piace tantissimo Matt Haig, insomma, ho scelto come fermare il tempo. Pensate a un uomo che dimostra 40 anni, ma che in realtà ne ha più di 400. Un uomo che insegna storia nella Londra dei giorni nostri, ma che in realtà ha già vissuto decine di vite in luoghi e tempi diversi. Tom ha una sindrome rara, per cui invecchia molto lentamente. Ciò potrebbe sembrare una fortuna, ma è una maledizione. Cosa succederebbe, infatti, se le persone che amate invecchiassero normalmente mentre voi rimanete sempre gli stessi? Sareste costretti a perdere i vostri affetti,
costretti a nascondervi e cambiare continuamente identità per cercare il vostro posto nel mondo e sfuggire ai pericoli che la vostra condizione comporta. Così Tom, portandosi dietro questo oscuro segreto, attraversa i secoli dall'Inghilterra elisabettiana alla Parigi dell'età del jazz, da New York ai mari del sud, vivendo tante vite ma sognandone una normale. Oggi Tom ha una buona copertura. Insegna ai ragazzi di una scuola, raccontando di guerre e cacce alle streghe e fingendo di non averle vissute in prima persona. Tom deve a ogni costo difendere l'equilibrio che si è faticosamente costruito e sa che c'è una cosa che non deve assolutamente fare. Innamorarsi. Come fermare il tempo è una storia folle e dolce amara su come perdere e poi ritrovare noi stessi, sull'inevitabilità del cambiamento e sul lungo tempo necessario per imparare a vivere. Una storia bellissima in cui riconoscersi per piangere su tutto ciò che perdiamo e per rallegrarci delle meraviglie della vita. Oh, e per il GDV credo che due siano novità, il terzo lo devo ammettere, l'ho scelto perché era stato candidato una volta sola, ma io lo voglio vedere da una vita. Allora, Guns Akimbo è quello con Daniel Radcliffe e la storia è quella di un ragazzo che si chiama Miles, che è uno sviluppatore di videogiochi, acquisisce abilità da gladiatore e decide di usarle per salvare la sua ex da coloro che l'hanno rapita. C'è una riga e mezzo di descrizione su IMDb e non ho cercato di più perché avevo paura degli spoiler. Poi c'è questo di cui sono molto molto curiosa e avremmo potuto candidare anche il libro, però erano così belli quei tre candidati lì. L'eleganza del riccio. René è la portinaia di un elegante stabile di Parigi abitato da agiate famiglie dell'alta borghesia. René è vedova da diversi anni e ha un aspetto burbero e sciatto. Cela a tutti il suo grande interesse per la letteratura e la filosofia. Nello stabile vive anche la famiglia di Paloma Joss, una bambina di 11 anni molto intelligente, che filma tutto ciò che vede con la videocamera del padre. Questo è spoiler. Un giorno Kakuro Ozu, un elegante e raffinato giapponese, si trasferisce in un appartamento della palazzina. Fa la conoscenza di Paloma e si offre di darle qualche lezione di giapponese. Quando il signor Ozu viene presentato a René, capisce, cogliendo una citazione tratta da Anna Karenina, che la donna nasconde una certa eleganza interiore. E poi qua c'è quello che io ho in lista da una vita, però, cioè te lo dico perché tanto la mia faccia non è che possa nasconderlo, però non farti influenzare, cioè se lo voglio vedere me lo guardo anche se non lo votiamo necessariamente insieme. Però se lo guardiamo insieme sono contenta. È Wonderstruck. Ha come protagonista Millicent Simmons, la bimba di A Quiet Place. Ed è la storia, in due epoche diverse, di due bambini sordi che sognano una vita diversa. Nel 1927 Rose fugge dalla casa paterna per raggiungere sua madre a New York, l'attrice Lillian Mayhew. Nel 1977 Ben si mette alla ricerca del padre. Spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler. Fine della trama che ti racconto di Wonderstruck. Fatti vedere perché sennò sembra che abbia le allucinazioni. C'è un gatto qua, c'è un gatto lì, qui, 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 e ovunque. C'è questo gatto qui, che odia essere preso in braccio. A meno che non decida lui. Ciao. Allora, cose pratiche. Si aspetta che il gatto faccia cadere il microfono. Di nuovo, si vota votando sulla... No, si vota pigiando sulla i che c'è qua sopra e scegliendo il tuo preferito. Vediamo chi ha vinto durante la live di mercoledì e poi chi ha vinto diventa un evento sui gruppi Facebook. La live di questi vincitori sarà la sera del 1 maggio a partire dalle 22 e la sera in cui guarderemo quale che sia il vincitore della votazione del GDV è domenica 26 aprile, sempre a partire dalle 22. C'è il gruppo su Telegram in cui chiacchieriamo durante la visione e naturalmente in questo periodo è molto attivo perché al di là della scelta di questo GDV ogni settimana ce ne sono almeno altri due che organizziamo perché abbiamo tempo di guardarci cose insieme, di godercele insieme. Quindi se ti interessa, se ti va di chiacchierare virtualmente con qualcuno mentre guardate lo stesso film, c'è il link ovviamente alla chat su Telegram e su Instagram. Sono sempre informazioni molto preziose quale film guardiamo la sera, perché nei check-in quotidiani a volte non è che abbia granché novità da dirti, se non stasera ci guardiamo, inserisci il titolo. Stasera abbiamo guardato La Storia Infinita e io ho pianto come la prima volta, forse. Per quanto no, la prima volta è stato un trauma talmente profondo che forse non riuscivo neanche a piangere. Ok, allora, spero che questi due tris ti interessino, ti incuriosiscano e che sia difficilissimo per te scegliere. Che però tu alla fine ci riesca e decida che cosa leggeremo durante aprile e cosa guarderemo insieme durante aprile nel GDV, insieme a tutto il resto. Se ti va di chiacchierare ancora un po', stasera a partire dalle 10 c'è la solita live del lunedì, anche di questo ci sono tutti i link nel box e basta. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo al prossimo video.